Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio. Tanto volevo ringraziare il viceministro Ferri per essere qua ad Orvieto. Abbiamo al centro delle nostre attenzioni la casa di reclusione di Orvieto, il carcere. Un fiore all'occhiello, l'abbiamo vista anche adesso, l'abbiamo visitata da poco, credo che da questo punto di vista è diventato parte integrante proprio della città, e quindi intorno a questo istituto c'è anche un po' l'attenzione di tutta la città, e questo lo devo ringraziare il Vice Ministro, perché si è notata questa mattina una grande sensibilità per questi temi e per questi problemi che ci sono. Sicuramente è una delle strutture che nel panorama nazionale, insomma, affronta il tema della detenzione in un modo moderno, innovativo, nuovo, e questo ci fa piacere. Proprio perché è positiva l'esperienza, dobbiamo lavorare tutti quanti insieme perché non solo possa andare avanti, ma creare le condizioni perché si migliori anche per il futuro. Questo devo dire, che la sensibilità e l'attenzione che c'è da parte del viceministro, ma anche dello stesso ministro Orlando, credo che sia altissima, e questo, insomma, ci dà quella tranquillità necessaria per il futuro. Io lo ringrazio nuovamente e niente, volevo sentire. No, sono io che ringrazio il sindaco Giuseppe Germani, ti ringrazio perché mi hai sempre parlato di questa idea nuova, di questo modello di carcere visto dalla città e visto dalle istituzioni, visto quindi anche nel tuo ruolo istituzionale di sindaco. Quindi io ringrazio la tua persona, la giunta e tutta la comunità e la società di Orvieto, perché in questa realtà ho trovato quel ponte tra struttura penitenziaria e società civile. Quindi questo modello di carcere visto dall'esterno, fuori dalle mura, per poi integrare chi ha sbagliato, una volta scontata la pena, che possa davvero essere recuperato, rieducato, e in alcuni casi, come è avvenuto qui a Orvieto, rimanere qui, vivere qui e svolgere una vita normale, una vita nel rispetto della legalità e nel rispetto degli altri. Questo è un messaggio forte, è un modello che noi dovremmo seguire anche in altre realtà, sul quale riflettere. All'interno della struttura ci sono una sessantina di detenuti e lavorano tutti i 60, questo è un altro dato che voglio sottolineare. Ci sono diverse attività lavorative, il fabbro, la falegnameria, la verniciatura, c'è una biblioteca multimediale con degli strumenti multimediali, un'area ricreativa, ci sono tutti gli affreschi che sono stati realizzati dagli stessi detenuti, e quindi c'è un percorso importante anche per il detenuto di recupero di se stesso e di valorizzazione della propria persona, sia pur ristretto e quindi privato della libertà. Questo è importante perché quando parliamo di rieducazione e di pena umana e di dignità da rispettare anche nei detenuti, e come è giusto che sia, come l'Europa ci chiede, come noi stiamo facendo, penso che questo sia un modello che noi dobbiamo far vedere anche a livello europeo e dobbiamo far conoscere il più possibile, proprio perché grazie a un gioco di squadra tra istituzioni locali, tra il comune, l'amministrazione e tra il volontariato, tra la polizia penitenziaria, gli educatori e tutti gli operatori che vivono all'interno e che lavorano, penso che sia un grande segnale di prospettiva e di lungimiranza anche per costruire una società migliore. Quindi sono venuto volentieri qui a Orvieto, ringrazio il sindaco, l'amico Giuseppe Germani, per questo invito, per l'accoglienza e davvero per l'aiuto e la convinzione e anche l'entusiasmo che sta mettendo nel dialogare con un mondo non sempre conosciuto, un mondo molte volte nascosto come quello critico e particolare della realtà penitenziaria, che invece qui senza paure
ma con una progettualità profonda, di prospettiva, e che guarda davvero a costruire quel ponte tra realtà penitenziaria e società civile, penso che qui si sia avanti nella realizzazione di questa integrazione e inclusione che penso che sia alla base di una progettualità diversa. Quindi come amministrazione e come Ministero della Giustizia continuiamo a lavorare, continuiamo a far crescere questa struttura penitenziaria di Orvieto e cercheremo anche di allargarla ancora di più a tutta quella progettualità che il territorio può dare. Prima parlavamo dei maestri d'arte, parlavamo dell'associazionismo che c'è anche all'esterno della struttura e quindi tutto quello che ruota intorno, per esempio, anche momenti importanti come per questa città, ma anche in tutta Italia, non solo, come il Corpus Domini, e quindi tutta l'attività dei costumi che abbiamo visto che anche dentro le strutture penitenziarie potrebbero essere rammendati, aggiustati, e quindi ecco il collegamento di coinvolgere un qualcosa in cui la città crede. Ho parlato del Corpus Domini perché qui è molto sentita e ringrazio anche il sindaco per l'invito che mi ha rivolto, e però fa parte dove la città non solo partecipa, ma vengono rievocati anche quelle tradizioni cristiane, cattoliche, ma anche fatte di costumi, di immagini e di momenti, e quindi perché no collegare anche su questo un'attività che può in qualche modo unire in quel momento, in quel percorso. Quindi io ringrazio e rinnovo la mia disponibilità e del Ministero della Giustizia, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che il capo dipartimento è stato accompagnato qui dall'onorevole Walter Verini e quindi ha iniziato già un percorso, quindi è venuto il più alto rappresentante dell'amministrazione penitenziaria proprio per studiare una progettualità che può essere davvero analizzare diversi aspetti e coinvolgere ancora di più tutto quello che ha un significato per questo territorio, perché poi coinvolgi la società civile quando li coinvolgi su un progetto che li vede protagonisti. Quindi questo è, diciamo, è l'agenda di lavoro, su questo lavoreremo insieme, e quindi ringrazio per la disponibilità il sindaco e tutta la sua giunta, e quindi buon lavoro, lavoriamo insieme per costruire un sistema sempre più efficiente. Grazie. Grazie a te, grazie e buon lavoro. Grazie. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Aretio Aquesio, torna puntuale tra un'ora.